Bentornati e bentornati sul canale. In questo video vi mostrerò 5 siti da cui potremo scaricare la musica anche coperta da un certo tipo di diritto d'autore e suoni per effetti sonori da inserire all'interno dei nostri video di YouTube o delle altre piattaforme, monetizzate o no, e soprattutto anche video con cui guadagniamo, quindi video che produciamo per i clienti. Perché ho fatto questa distinzione? Ve lo spiego fra un attimo. Ho fatto questa distinzione e ho sottolineato la questione del guadagno tramite i video perché alcuni di questi materiali sono protetti da un certo tipo di diritto di autore chiamato Creative Commons. In poche parole, è un tipo di diritto con cui noi possiamo utilizzare gratuitamente le risorse, ma a costo di citare l'autore nella descrizione del nostro video, la fonte, quindi il sito, la piattaforma da cui abbiamo preso l'elemento musicale o l'effetto sonoro, come credito, come riconoscimento. Sapere queste cose è indispensabile sia che si faccia il videomaker come lavoro, sia che si faccia il content creator come hobby. Questo perché se utilizziamo del materiale coperto da diritti, nella peggiore delle ipotesi ci verrà chiusa la piattaforma, verremo segnalati per l'infrangimento dei diritti d'autore. Ma se ci va peggio, possiamo anche ricevere delle lettere da parte di avvocati o denunce oppure reclami per il copyright violato, no? Perché ci sono persone o enti che detengono la proprietà e l'utilizzo di questo materiale. In questo video io vi farò vedere questi 5 siti di cui vi ho parlato all'inizio e vi spiegherò anche brevemente come utilizzarli e a che cosa dobbiamo fare molta attenzione. Alcuni di voi conosceranno già queste librerie musicali, però vi prego di non saltare le parti delle cose che conoscete già, perché sicuramente ci sono degli aspetti che vi interessa sapere e che vi permetteranno di evitare delle brutte sorprese. Iniziamo dalla prima. Anche YouTube, per chi non lo sapesse, basta avere un account Gmail e creare un canale YouTube, mette a disposizione degli utenti una raccolta audio. Vediamo come accedervi e che cosa tenere in considerazione. Clicchiamo sull'icona in alto a destra del nostro canale. Possiamo accedere a YouTube Studio e da YouTube Studio, nel pannello a sinistra, se scorriamo verso il basso, troviamo il pulsante chiamato raccolta audio. In questa raccolta audio avremo davvero una lista infinita di suoni, brani musicali, strumentali o canzoni cantate con la voce per quasi tutti i tipi di genere, stati d'animo, ritmi e tanto altro. La cosa più importante di questa libreria è la colonna del tipo di licenza. Questa colonna contiene infatti il tipo di licenza a cui sono assoggettati i nostri brani musicali e i nostri effetti sonori e ci dirà anche in che modo possiamo utilizzare questo materiale all'interno dei nostri video. Attenzione, la maggior parte ha una licenza di tipo libero, quindi non dovremo attribuire neanche i crediti, ma per altri elementi invece dovremo attribuire i crediti all'autore attraverso questa semplice procedura. Guardiamola. Clicchiamo sull'icona dei diritti all'interno della colonna e copiamo tutto il materiale che comparirà all'interno di questa finestrella. Una volta copiato, andiamo a incollarlo nella descrizione del nostro video. Una volta fatto questo possiamo stare tranquilli perché noi il nostro l'abbiamo fatto e ci siamo tutelati. Utilizziamo gratuitamente un prodotto creato da altre persone, ma secondo le loro condizioni. Al secondo posto invece abbiamo Audio Nautics, anche questa una piattaforma davvero interessante. Diamo un'occhiata al suo funzionamento. Questa è una biblioteca audio, meglio un'audioteca, dove potremo scaricare tutte le canzoni create dall'autore Jason Shaw. Chi cazzo è? Boh. Comunque, uno che si fa un mazzo così e produce tanti contenuti. Questa libreria è interamente Creative Commons, per cui l'unica cosa che dovremo fare quando vogliamo utilizzare nel nostro video uno di questi elementi, brani musicali, sarà incollare nella descrizione del brano, ovviamente, il titolo del brano, il nome dell'autore e il sito web da cui l'abbiamo preso, quindi questo. Per andare a scaricare la musica direttamente da questa biblioteca, possiamo andare a filtrare i contenuti attraverso diversi filtri, come ad esempio il mood, quindi più allegro, più triste, più vivace e via dicendo, oppure possiamo filtrare anche tramite genere, tempo o parola chiave. Una volta selezionati i filtri, basterà cliccare su Find Music e apparirà un elenco di file musicali che possiamo ascoltare direttamente e successivamente scaricare tramite gli appositi pulsanti. Al terzo posto, SoundCloud, una piattaforma abbastanza conosciuta dove troviamo veramente di tutto. Attenzione, perché su questa piattaforma troviamo sì materiale free copyright, sì materiale Creative Commons, ma anche persone che vogliono vendere il loro lavoro, quindi il loro brano musicale e non solo la licenza, e che quindi ne richiede un pagamento. Facciamo attenzione però semplicemente al materiale che andiamo a scaricare e alle condizioni a cui è soggetto. Guardiamo un esempio. La cosa molto importante da fare quando utilizziamo uno dei materiali presenti su SoundCloud è andare direttamente alla pagina dell'autore, quindi sul suo profilo. Se noi per esempio andiamo su questo profilo che si chiama Free Music for Blogs, possiamo vedere che questo è un creatore di musica che ci avvisa che la sua musica è sempre per l'appunto gratuita.
sempre, però fino a quando andremo a riconoscergli la paternità del lavoro attraverso il copia e incolla nella descrizione dei nostri video. Seguendo con altri siti interessanti, troviamo Music Archive, che è un archivio musicale. Questa libreria contiene un'opzione gratuita e un'opzione a pagamento. Nel caso della gratuita andiamo ad avere tantissima musica Creative Commons, quindi a cui dobbiamo attribuire i crediti. Vediamo come cercare i brani all'interno di questa libreria gratuita. In alto a destra c'è il motore di ricerca. Premiamo sulla lente di ingrandimento e anche se non compare nulla, quello che dovremmo fare ora è premere sulla categoria di licenza che vogliamo utilizzare e specificare che è per uso commerciale. Poi possiamo decidere di filtrarla tramite tutto oppure solo strumentali, quindi senza la voce. Ovviamente possiamo filtrare per genere e per durata. Una volta filtrata la musica, possiamo premere sulla lente di ingrandimento in alto a sinistra. E qui ho trovato questo grandissimo numero di canzoni e ricordiamoci sempre che tutto questo è sotto la licenza Creative Commons. In caso invece voi stiate cercando gli effetti sonori da utilizzare all'interno dei nostri video per rendere un po' più... non so cosa sia... In caso voi stiate cercando degli effetti sonori da utilizzare all'interno dei video, ecco un sito che fa per voi. Sto parlando di Sound Bible, la Bibbia del suono. Anche qui troviamo la categoria di musica royalty free, quindi senza diritti, e poi una distesa sterminata di effetti sonori gratis. Effetti sonori che possiamo ascoltare e poi direttamente scaricare per utilizzarli all'interno dei video. Per cercare all'interno di questo motore di ricerca in alto, basta inserire una parola chiave, per esempio come cane, e compariranno un sacco di suoni da poter utilizzare. Anche qui facciamo attenzione al tipo di licenza, ci sono quelli completamente gratuiti e quelli completamente gratuiti ma che richiedono l'attribuzione Creative Commons. Adesso vi do un mio punto di vista su quelle che sono le piattaforme a pagamento. Io non ne faccio uso, anche se dovrei, ma sono tirchio. Vediamo un attimo quali sono i vantaggi. I vantaggi di usufruire di opzioni a pagamento, come ad esempio Artlist o Epidemic Sound, non sto facendo pubblicità, non sono pagato, vi porto solo questi due portali come esempio, è sicuramente il fatto di avere tutto in un luogo solo e troviamo veramente tutti i contenuti che ci interessano, suoni e musica. E soprattutto di avere una licenza che ci copre e possiamo stare tranquilli, ma non per ogni canzone, ma perché in realtà ogni canzone che andiamo a scaricare contiene la licenza e noi siamo in possesso della licenza proprio perché abbiamo pagato l'abbonamento e il servizio. Dal mio punto di vista, se voi fate il creator a tempo libero, potete sforzarvi di investire un po' più di tempo nella ricerca di suoni e musica sui vari siti gratuiti. Questi servizi ovviamente costano e non costano poco. Questo perché noi stiamo pagando il cristiano che si mette lì, produce un brano musicale o un effetto sonoro registrandolo con microfono e lavoro e noi lo paghiamo. E attenzione che noi non siamo proprietari del materiale, siamo autorizzati a utilizzarlo con la licenza, è ben diverso. E quindi sicuramente il costo è un punto a sfavore, anche se è giustificato, e il tempo è un punto a favore perché abbiamo tutto lì. Questi due portali sono organizzati molto bene e ci facilitano di gran lunga le cose, oltre che c'è una vastità di scelta davvero illimitata. Altro piccolo neo è quello che, per esempio, su Epidemic Sound ho sentito di persone che hanno beneficiato del servizio, hanno pagato il loro abbonamento per 1-2 anni, dopodiché gli sono stati abbattuti i video, segnalati i video per violazione di copyright perché avevano smesso di pagare l'abbonamento. Quindi in realtà questa cosa non so se sia stata sistemata, ve lo dirò, mi informerò, ma è capitato anche questo, quindi c'è anche questo rischio quando uno si avvale di uno di questi servizi online, tutti e non solo Epidemic Sound. Artlist invece va molto forte, lo utilizzano tutte le persone che conosco, tutti i creators, quelli più famosi con cui ho contatti, è costoso, ma hanno fatto anche la licenza per creator, quindi per utilizzarla sui profili personali senza sconfinare in lavori per clienti. Possiamo utilizzarlo su YouTube, su Facebook, perché all'inizio dell'iscrizione ci verranno chiesti gli indirizzi dei nostri profili e saremo in grado di andare a utilizzare la musica e gli effetti sonori solo sui nostri profili. Questo lo consiglio anche a chi vuole sperimentare, per una volta pagare 9 euro non succede nulla, se vi trovate bene e se poi pensate che il vostro lavoro sia molto molto più valorizzato con questi suoni, questi brani di qualità e lavorate in modo più agevole, allora continuate con il servizio. Finché non mi contatta Artlist direttamente non ci guadagno niente. Comunque ho provato il servizio e mi ero trovato molto bene. Mi raccomando, se siete arrivati fino a questo punto, vi chiedo solo di farmi sapere nei commenti se voi utilizzate qualcuno di questi servizi o altri servizi gratuiti o pagamento, così che le altre persone che leggono i commenti siano in grado di informarsi e avere un altro posto dove trovare suoni e musica. E poi lasciate un mi piace per supportare il canale. Sono molto contento di essere tornato a insegnarvi e spiegarvi qualcosa di utile, che secondo me potrebbe tornarvi utile, perlomeno. Ricordatevi di iscrivervi al canale e se volete potete seguirmi anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto!